Buon pomeriggio dall'Olimpico, che ha appena reso omaggio alle vittime della tragedia della Chapecoense con un minuto di applausi. Adesso tutto pronto per l'inizio di questo derby, derby che è una sfida di alta classifica, perché la Roma era seconda prima che il Milan battesse il Crotone, la Lazio quarta, staccata di un solo punto. Partita che comincia in questo istante con la Roma subito all'attacco. Le formazioni sono più o meno quelle annunciate: Roma con il 3-4-2-1, Szczęsny in porta, difesa 3 con Rudiger, Fazio e Manolas, Emerson e Perez a bloccare le fasce, Strootman e De Rossi in mezzo al campo, Perotti e Nainggolan a sostegno di Dzeko. Dall'altra parte c'è la Lazio, dove non viene rischiato il recupero di De Vrij. Marchetti in porta, basta Wallace, Radu e Lulic in difesa, Parolo, Biglia e Milinkovic a centrocampo, Anderson, Keita ed Immobile in attacco. L'arbitro è Banti. Per il momento tutto tranquillo sul fronte dell'ordine pubblico, qualche tensione alla vigilia. Un arresto la notte scorsa, un ultra della Lazio è stato arrestato, gli sono stati sequestrati mazze e bastoni. Adesso c'è una punizione per la Roma, la batte De Rossi, ma la difesa della Lazio riesce ad allontanare. Bene. Si gioca esattamente da un minuto all'Olimpico, 0-0 nel derby. E lì nello studio, tredicesimo all'Olimpico, sempre parità 0-0 nel derby. Meglio la Lazio in questo avvio, che ha preso maggiormente l'iniziativa, poco fa è andata anche al tiro con Immobile dal limite dell'area di rigore, il pallone è terminato alto, adesso attacca Keita sulla sinistra, la serie di finte, raggiunge la linea di fondo, entra in area di rigore d'alto corto, cross all'indietro, Felipe Anderson viene però anticipato dall'intervento di Nainggolan e la Roma prova a ripartire, però è una Roma un pochino timida in questo avvio, sta lasciando l'iniziativa come dicevamo alla Lazio, ancora una cross per i biancocelesti dalla sinistra, pallone troppo lungo che sorvola tutta l'area di rigore ed esce dall'altra parte, no, perché Immobile con grande capabilità lo mantiene in campo, Felipe Anderson va al cross dal fondo ma la palla è uscita e dunque questa volta sì che il gioco si ferma, ci sarà rimessa dal fondo in favore della Roma. Si gioca esattamente da 13 minuti e mezzo, è 0-0 il parziale qui all'Olimpico. Punizione dal limite della fascia per la Roma, 0-0 il parziale, parte il cross verso il centro, Manolas di testa viene anticipato, pallone dall'altra parte per Dzeko che prova a rimetterlo verso il cuore dell'area di rigore, sfiora il pallone e basta, prova la Lazio a ripartire in contropiede, riesce ad andare via Felipe Anderson a grandi falcate, il tocco verso il centro per Immobile anticipato all'ultimo istante da Nainggolan, ma c'è ancora la Lazio con il lancio davanti per Keita, pallone comunque troppo lungo, Keita riceve la palla ma si allarga troppo sulla fascia di sinistra, adesso ci sono due romanisti su di lui, cerca di puntare il fondo, parte il cross, deviazione, pallone in fallo laterale. Siamo alla mezz'ora di questo derby che fino a qualche minuto fa è stato piuttosto spento, si è acceso proprio in prossimità del nostro collegamento. Nella prima mezz'ora meglio la Lazio, pericolosa anche al ventesimo con un bello spunto di Immobile, il suo tiro poi è andato alto, la Roma non si è vista per 25 minuti, poi ha cominciato a farsi vedere con un colpo di testa però sbagliato da Dzeko e poi ha avuto anche una grande occasione, c'è stato un caso di Moviola al 28esimo minuto perché Bruno Perez è andato giù al limite o forse in area di rigore sul lato corto di destra, Banti in un primo momento ha lasciato proseguire, poi ha indicato il dischetto del rigore, poi si è consultato col suo assistente che evidentemente gli ha detto che il fallo era fuori area, quindi c'è stata una punizione dal limite con la Roma che però non ha sfruttato la cosa. Un attimo solo Fabio, che vedo se va a buona destinazione questa azione. Vai. Di Dzeko che con il tacco dà il pallone indietro ma chiude e basta per la Lazio, 31 minuti giocati, 0-0 adesso con un po' di ritardo è arrivata anche la Roma. Due dettagli Pacchioni se mi ascolti: uno, quant'è deprimente, certo, l'Olimpico deserto, e due, come è stata ricordata la tragedia di cui è stata vittima la squadra brasiliana. La Chapecoense è stata ricordata con un lungo applauso da parte di tutto l'Olimpico, con i giocatori che insieme anche alla squadra arbitrale hanno seguito questo minuto abbracciati, mischiati, non la Lazio da una parte e la Roma dall'altra, ma tutti insieme. Lo stadio Olimpico presenta un colpo d'occhio piuttosto particolare perché brutto. Questo pomeriggio si gioca in casa della Lazio e i tifosi della Lazio, anche gli ultras della Curva Nord, hanno in qualche modo lasciato perdere la loro protesta che andava avanti da un po' di tempo e riempiono la Curva Nord. Invece desolatamente deserta la Curva Sud, gli ultras della Roma vanno avanti nella loro protesta, bisogna dire che comunque c'è uno spicchio di tifosi della Roma qui alla nostra destra. Bene. Intanto si gioca da 34 minuti il parziale di 0-0, tra poco un corner per la Roma che dopo un avvio molto timido adesso sta andando un po' avanti. Mancano 10 secondi alla fine del primo tempo, 0-0 attacco della Roma, Nainggolan, cross sbagliato, chiude la difesa della Lazio, in questo istante arriva il fischio finale del signor Banti, 0-0 alla fine del primo tempo, derby bruttino fin qui, meglio la Lazio nei primi 20 minuti, vicina al tiro due volte con Immobile, nella seconda parte di frazione è venuta fuori un po' la Roma, la partita si è fatta un pochino più equilibrata ma le gare spettacolari sono decisamente un'altra cosa. 0-0 alla fine del primo tempo qui all'Olimpico tra Lazio e Roma.
Sono 17 minuti nel secondo tempo all'Olimpico, sempre parità nel derby tra Lazio e Roma, ma poco fa è andata vicinissima al vantaggio la Roma, colpo di testa di Dzeko nel cuore dell'area piccola, colpo di testa quasi a colpo sicuro, ma grande risposta di Marchetti che ha deviato il pallone in calcio d'angolo. In precedenza al quarto del secondo tempo ci aveva provato Parolo da lontano per la Lazio, tiro centrale bloccato senza problemi da Szczęsny. Attenzione adesso a Immobile che entra nel rigore, Immobile parte il tiro, deviazione di mano, Lass e pallone in calcio d'angolo. All'ottavo minuto poi debole colpo di testa di Dzeko per la Roma, lì Marchetti aveva parato senza problemi, ma è importante la parata al sedicesimo di Marchetti proprio su Dzeko. Poi abbiamo fatto chiarezza sull'episodio del ventottesimo del primo tempo, sì, con rigore prima dato poi negato alla Roma, ma ve lo racconto tra poco. Prima però occhi al campo per il corner in diretta in favore della Lazio. Quando siamo al diciottesimo minuto del secondo tempo si sono accesi i riflettori dell'Olimpico, ormai si sta facendo buio. Non si sblocca il derby, ma adesso c'è un corner per la Lazio dalla bandierina di destra, tutto pronto per la battuta, molto affollata l'area di rigore della Roma. Il fischio di Banti, parte il cross verso il cuore dell'area di rigore, un cross basso, Nainggolan lo mette fuori e poi Perotti allontana definitivamente. Allora, su quel fallo presunto su Bruno Peris, innanzitutto vi dobbiamo dire che molto probabilmente non è fallo, perché Bruno Peris inizia a scivolare prima ancora che ci sia poi il contatto con il giocatore della Lazio. Il fallo probabilmente non c'è e infatti Banti non interviene. Dopo qualche secondo via auricolare subisce un consiglio e indica il dischetto del calcio di rigore, poi dopo cambia idea dalla punizione dal limite. Attenzione adesso, ha recuperato il pallone la Roma, il tiro, rete, ha segnato la Roma in vantaggio esattamente al 19° minuto, ha segnato Strootman, proprio lui, mi sembra Strootman ad aver segnato, sì, ce lo confermano anche i colleghi. C'è stato un pallone perso dalla Lazio in modo piuttosto banale, un rimpallo in area di rigore, c'è stato Strootman, più pronto di tutti, ha toccato il pallone e l'ha messo in rete sul secondo palo. Roma in vantaggio al 19° minuto, gol di Strootman. Devo dire che per come si stava mettendo la partita è un vantaggio piuttosto meritato, perché la Lazio è una partita meglio nei primi 20-25 minuti del primo tempo, poi la gara se l'ha fatta equilibrata, adesso stava crescendo la Roma, già c'era stata la grande occasione di Dzeko e la palla in rete. Dicevo, sull'equivoco, allora probabilmente l'arbitro di porta dice fallo in auricolare a Banti, automaticamente Banti pensa al rigore, poi si vede chiaramente un labiale di Calvarese che dice è fuori area e a quel punto viene data la punizione dal limite. In tutto questo probabilmente non era fallo e probabilmente era in area, quindi Calvarese, se fosse stato zitto, probabilmente avrebbe fatto meglio. Comunque tutto cancellato dall'attualità, l'attualità dice Roma 1 Lazio 0 nel derby e Roma che al momento raggiunge il Milan al secondo posto, ma la partita è ancora lunga. A voi la linea. Allora, che errore però in difesa della Lazio, spaventoso. Attenzione, interviene l'Olimpico, c'è il raddoppio della Roma nel derby sulla Lazio, 2-0 al 32esimo, gran gol di Nainggolan, tiro da lontano, gran gol e 2-0 della Roma sulla Lazio, un quarto d'ora dal termine. 42esimo, prova a riaprire la partita la Lazio, ma la difesa della Roma riesce a respingere, siamo dunque a 3 minuti dal 90esimo, poi ci sarà un lungo recupero, la Roma in vantaggio 2-0, ha raddoppiato la squadra di Luciano Spalletti al 32esimo di questa frazione con un gran gol di Raja Nainggolan, tiro da lontano. Dunque la Roma nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, è riuscita a mettere la testa avanti due volte, prima con Strootman che ha sfruttato un erroraccio di Wallace e poi con Nainggolan con un gran tiro da fuori. Dentro la Lazio, Lombardi, Patrick e Kishna per cercare di riaprire la partita, ma ormai mancano 3 minuti al 90esimo, il parziale olimpico è Roma 2 Lazio 0. Siamo nell'ultimo minuto del derby, la Roma in vantaggio con il punteggio di 2-0 sulla Lazio, la partita si è sbloccata nella ripresa con i gol di Strootman al 19esimo su errore di Wallace, l'olandese ne ha approfittato e con un morbido pallone messo la palla in rete, poi al 32esimo ha raddoppiato Nainggolan con un gran tiro dal limite dell'area di rigore. 4 minuti di recupero accordati, c'è stato un cambio nell'extra time, quindi si gioca gli ultimi 30 secondi, la Lazio cerca l'ultimo disperato assalto, ma Manolas chiude la porta, allontana il pallone. Non è stata la Roma più bella della stagione, nel primo tempo ha sofferto una Lazio che ci ha messo il cuore, poi però nella ripresa è emersa la superiorità dei giallorossi. Arriva il fischio finale all'Olimpico, la Roma vince il derby, batte la Lazio 2-0 prevalendo nel secondo tempo, la Roma raggiunge il Milan al secondo posto a 4 punti dalla Juve. Finale all'Olimpico, Lazio 0 Roma 2, è tutto, buonasera da Roma.